andiamo a rimuovere il perno che tiene fissato questo coso del tensionatore. Aiutandoci con un pezzo di ferro cavo dello stesso diametro e un mulino. Un po' per volta, si toglie a mano o quasi. Eccolo qua. Ora con una pinza molla. E ora con calma se lo toglie le destre del ferro. Via, senza troppi problemi. Con un piccolo cacciavite tagliamo la spina. Dopodiché, essere sparpagliato. Inserita la forchetta, onde evitare un po' lo sbattimento, ma iniziare a inserire.
si aspetta che si asciughi.